Thank you.
di spazio. Ma spostare noi da qua? Forse c'è no, ma che sta a camminare? Ma c'è fuori? Camminare, dobbiamo andare incontro alla Madonna. Piano piano, andiamo. Questa è la diretta, non è? Sentato il tuo cammino? Sposa adorata, anziché sto so chiamato, favore tuo. Pure lo sacrificio più pesante mi pare reggio, e se lo faccio per amore del figlio di Dio, che in terra è figlio mio, lo stesso sacrificio, oltre che reggio, è pure gradito. Per la santità dello tuo spirito, Dio nostro Signore, t'ha scegliuto per essere padre dello Salvatore. Vieni Maria, ci pensammo. Questa mi pare la strada per Betlemme. Lo cammino è finito, lesto, arriviamo alla locanda. Nuletta Rieglio e un poco di fugarieglio ci fanno scordare affanni e ripensieri. Siamo scappati. No, si mette pure un ciucciariere. Allora, lasciamo che Peppe e Maria prendano posto. Innanzitutto benvenuti a tutti. È un grandissimo piacere finalmente dopo 3 anni qui per il presente in mente. Io non mi trattengo più di tanto, passo subito la parola al sindaco. Tocca a lui salutare. Buonasera a tutti, presidente dove sta? Presidente Palladino dove sei? Eccolo qua, sempre dietro alle quinte. Allora, grazie soprattutto a voi per quello che volevo qui, grazie al presidente Palladino, Elena, Amato, tutto il gruppo Ariella, che anche oggi finalmente si ritorna con questa bellissima manifestazione del presepe vivente, una bellissima realtà che era partita però, come ben sapete, interrotta a causa del Covid. C'erano molte incertezze all'inizio se farla, perché comunque è un lavoro enorme fatto da tutti i volontari dell'associazione, accompagnati dal mio assessore Ponticelli che è stato accanto a loro in questa bellissima organizzazione, e oggi siamo di nuovo qui per ripartire, per tagliare diciamo, il nastro a questa bellissima realtà, bellissima organizzazione. È bello vedere tante persone interagire all'organizzazione di questa manifestazione, e quello è lo spirito della comunità, della nostra comunità, quello che piace a noi, quello che piace a me. Grazie veramente a ognuno di voi, benvenuti. Più tardi ce l'arrivo di mare. Infatti lo volevamo dire, come mi ricordava l'asinello che alle 17:30 guarda, è veramente bellissimo vedere ognuno di noi in un ruolo. A me mi fa specie vedere Carmine Fitto, che fa l'accompagnatore di Erone, no? Amato. Ho fatto quella battuta perché lui sfotteva a te poco fa. Grazie. Amato farà il macellaio, giusto? Bellissimo. Chianchiera. Là si deve capire chi è Erode. Comunque, tra poco, come abbiamo detto, alle 17:30 arriveranno i Re Magi, e invitiamo tutti a rimanere fino a stasera in questa bellissima realizzazione del presepe vivente.
Grazie a tutti. Qua.
spaghettino. E a mamma invece li facciamo lo so. Che gli mille quello che coraggio, sempre. Ciao. Però c'è un foglio di non prendere ciò del nostro re. Oh, no. Guardate, una bella. Allora, raga, è re rode, no? Quindi, bravo.
film. Troppo giovane Giuseppe. Buonasera signore. Che state facendo? Sono punto e croce. Ah, si la riga matrice, sì, signore. Punto a croce. Punto a croce. Sto facendo lenzuoli per la mia bambina. La creatura, cara. Sì, sì, la creaturella. Grazie. Perché sì e no? Scusate, come ti ami? E la signora che fa? Sta lavando i panni. Eh? Come se strizzavano senza la lavatrice, la lavatrice a mano, la centrifuga, qui prima si arrapugliava e poi si scioglieva. Vabbè. Che stai facendo, lo burro? Quando è finita, sì. Allora andiamo, aspetta. Andiamo. E quando si capisce che è pronto? Quando si capisce che è pronto? Sotto la mano lo capite? Quando sta sì. Quindi sotto la mano capite quando è pronto il burro? Sì. E si capirà forse la manualità. Ani, bello. Mi hai riconosciuto? Sì. Come sta? Bene, tutto bene, grazie. Che piacere rivederti. Piacere mio, figurati. Ma stai, boh, tale qua, la voglio un po' che mi i pigli bianchi. No, un po' la barba l'ho fatta crescere per l'occasione, però domani mattina... Sì, tale qua, la voglio, che dire Benedica, sì, tale qua. Anche la moglie. Come state, bene? No, no, non mi riprendo. No, ma io non. Abbiamo dato una mano. È merda, fate buono. Un fuoco. A parte questo cavolo sembra Pasqua, comunque. È vero. Cioè, se la strada chi non lo fosse, la Francesca.
Eppure ci andavamo lo stesso. Ti ricordi che poi la strada era chi ne fosse là? Ah, sì, sì. E c'eravamo, però ci andavamo lo stesso a prima mozzarella. Sì, ci andavamo, ma era così buono. Ci andavamo apposta. Oggi, sì, per quanto è buono, ma non... Ma era pure una tradizione, era uno stile, era... è come se ti apparteneva pure a te, capito? No, forse perché allora era così, noi ci andavamo, no? Da qua Santo sta, eh? Infatti sai perché eravamo spesso là? Perché avevamo pigliato la mozzarella bocconcini al burro. La mozzarella con il burro avevamo pigliato. E quindi partevamo i bocconcini con il burro, sì, pigliavamo. Sì, sì. Non fa più nessuno che là. No, lo fanno ancora. Sì, ma no. Non è buono come no. Ma se andavo tardi, non lo trovavo più, ho detto voglio, mi devi chiamare. Sì, no, no. Non ha lo stesso sapore. Questo sto parlando fino anni 90. Sì. Ma noi... Siamo ancora la lira. Facevamo il latte, noi ognuno di noi mungeva la propria parte. Sono ancora i soldi, no, la lira. Eh? Sono ancora i soldi. Sì, ma pure l'euro mo fa la stessa finale, non preoccupa. È solo questione di tempo. Mozzarella bocconcino con il burro proprio. Mamma mia, chi se lo scopre? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Non devo assaggiare. No, ancora no. Posso aggiungere. Assaggia pure a me, va. Assaggi. Vediamo com'è. È buono, buono. È buono. Oh, Raffaello si sta impegnando, deve sta recuperando, guarda. Ma che ne fa? Alto livello.
Giangiere, Amadru Giangiere, Amà, ma che stai facendo? Amà, che stai a fare? Amadru Giangiere. Buonasera. Buonasera, che stai facendo, Amà? Sto cercando di prendere qualcosa dalla questa bellissima testa di maiale. Che del maiale non si butta nulla. Da fa sentire gli animalisti. No, no. Carità, ci mancherebbe, tutto rispetto. Buona serata. Grazie, Amà, ti sembro meglio. E qua che stanno facendo? Fammi capire. Fagioli. I fasuri cellulesi. Che vuoi tu? I fasuri cellulesi. Sì, sì. Con la tecnica. Aspetta. Signora, non andate via, mangiate i fagioli, non andate via. Se può meno poche fasuri. Sì, come no? Questi qua per esempio è una tecnica diversa perché ci sono tanti. Si mettono praticamente nel pignato, si fanno prima. Qui spiega tu perché questo che ha faticato, non fa spiegare, non manco. Voglio, ma che lui cos'è? Lo lui lo sa. Lupignato, non lo sai Lupignato. E noi ci abbiamo fatto spiegare da loro. Vabbè, non fa niente, per Lupignato, poi hai fatto quattro in Lupignato, se non finisce. No, si mette Lupignato si fanno cose. Si fanno, ci mette l'acqua, si riempie di acqua e si fa cuocere quasi tutta la giornata. E poi alla fine si condiscono con olio, aglio, origano. E poi si mettono a cadere. No, qua perché l'abbiamo fatto in modo. Per scavolare per servire, no? Quindi l'ha fatto un sacco di pignata e fa tutta sta roba. No, queste vengono cucinate direttamente qua dentro. Ah, sono troppi, sennò si sfaldano tutti quanti, non va bene. Troppa gente, insomma. Sono troppi. Comunque sono spettacolari, poi neanche un resto di cose. Al Re Borbone però si parlava, non parlavamo di Savoia, Voglio. Se parlavamo di Re Nuosto, ecco non parlate di Savoia perché io sono venuto a fare un Re Nuosto, forse chi se lo sa, forse lo sai tu chi sono io, vabbè non fa niente. Vabbè, complimenti ancora. Grazie.
vita che ancora ci vede e ci arrangiamo per la sede. Thank you.
piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Oggi i nostri occhi hanno visto la realizzazione delle scritture, la fede che ha mosso il cammino dei magi al sorgere della stella, li ha condotti ad ammirare il prodigio del bambino e all'adorazione dei magi si unisce il cuore di ciascuno di noi. Dalla Fenicia giunge a te per adorarti, Melchiorre, e rechi in dono l'oro per celebrare la tua regalità riconoscendoti re dei re. O re dei Giudei, dal regno di Saba giunge a te Gaspare. Nell'adorarti ti offre l'incenso celebrando la tua divinità e riconoscendoti Dio. Dio incarnato dal sud della Mesopotamia giunge a te, Baldassarre, re di Babilonia, ti offre la mirra e ti adora, unto del Signore, rendendo grazia perché hai scelto di abbracciare in pieno la nostra umanità, nella consapevolezza del dolore che ti costerà. Thank you.
Thank you.
Bravissimi!